ragazze con la mia cremina al cacao che tutte conoscete bene, vi fate in casa, andate a versarla sopra, la versate proprio sopra e fate uno strato di cioccolato. Buona, troppo buona questa merenda, sembra una coppa gelato. Il nostro semifreddo al cioccolato è quasi pronto, ragazze. Vado a decorare con frutti di bosco, però così, un po' a caso, ecco così, anche di qua. Ok, wow, mie ragazze, mi compiaccio da sola. Ultimo tocco, granella di nocciole. Il vostro semifreddo al cioccolato è pronto, ragazze, dovete soltanto lasciarlo nel congelatore. Se lo volete far diventare proprio a gelato, lo potete far stare anche un'ora nel congelatore, altrimenti fatelo stare anche nel frigo, un po' già basterà. Io quando lo voglio mangiare in fretta lo metto nel congelatore, lo faccio stare tipo un quarto d'ora e poi lo mangio. Se invece so che lo posso mangiare ad esempio anche la sera, oppure lo preparo la sera per la mattina a colazione, che è buono sia a colazione che a merenda, lo faccio stare in frigo tutta la notte e viene buonissimo. Guardate lo strato di cioccolata, è buono buono, sembra proprio un semifreddo al cioccolato. Spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando lasciatemi un bel like, pollice in su per questa ricetta buonissima di colazione e merenda, super sana e buonissima. Guardate quanto cioccolato, provatelo a fare e taggatemi nelle vostre foto su Instagram e Facebook. Ciao, iscrivetevi al canale, questo è il mio secondo canale, mi raccomando se ancora non siete iscritti iscrivetevi, thumbs up, si dice così, pollice in su. Ciao ciao. Buongiorno, adesso facciamo colazione, è stata tutta la notte in frigo, vero amore? Adesso possiamo fare, c'è anche Bunga, adesso possiamo fare colazione, sì. Così vedete anche la consistenza com'è buonissima. Vi assaggia, vediamo com'è. Buono? Dai, io vi faccio vedere come sprofonda il cucchiaino. No vabbè ragazzi, che meraviglia, che meraviglia, buonissimo, fatelo ragazzi, è troppo buono.